venire dal fuori con quello che c'è e trovare un paese dove tutti si occupano di qualcosa, dove si va d'accordo, dove c'è una comunione di ogni cosa, è un insegnamento. Chi viene credo che venga proprio per comprendere come si fa a vivere in un paese così, come mai vicino e ancora in Italia c'è un paese così della quale non si è mai parlato per 500-600 anni e adesso è in prima linea sui parei, sulle cronache anche mondiali, perché sono pure arrivati gli americani, i londinesi. La persona come si deve? Si comporta bene a Montebiasco, passa, saluta, chiede informazioni, visita il paese, va, vede, osserva e ciò che esprime è sempre molto bello e molto positivo. Io ammiro quella gente che viene e la incontri e dopo aver salutato dice: sa signora, stavo facendo una riflessione, dica, in questo posto ci deve essere stata della gente meravigliosa, molto intelligente e molto creativa, perché diversamente non ci poteva stare un paese così. In ogni dove guardo, nulla è lasciato al caso, è tutto fatto in relazione alla vita che vivevano. Mi sbaglio? No, non si sbaglia, le ho detto. Per vivere qua bisogna avere un amore per la propria casa e per il proprio paese che va oltre al pensiero. È proprio un qualcosa che hai dentro e che è anche inspiegabile. Poi non è il paese dei santi, sia chiaro. Che cosa Montebiasco insegna alle persone? Montebiasco alle persone intanto insegna lo spirito di sopportazione, di osservazione, lo spirito d'educazione, perché nessuno di noi verrebbe in mente di buttare sassi nelle fontane dell'acqua, perché noi le puliamo. La pulizia del paese per noi ha antiche origini, perché non c'è mai stata molta attenzione nei nostri confronti. Qui è un territorio un po' diverso, bisogna fare molta molta attenzione e ci vuole il tempo. Il mio pensiero è: sono qua e lo trovo molto stupido essere qui e sapere che è la chiesa delle ragnatele. Sbaglio? È nel mio carattere? Non saprei spiegare. Se c'è qualcosa da fare lo faccio. Mi piace la pulizia, mi piace il bello, ma infatti abbiamo avuto un paese bellissimo. Quello che agli altri può sembrare incredibile, per me è proprio la normalità. L'altro giorno sono passata, c'era neve, per poco non cado due volte e dico: adesso basta, vengo qui e la tiro via sta neve. L'ho tirata via e ho messo il sale. E parlando di questo, proprio il capitano di quei carabinieri mi dice: signora Luce, ma guardi che qui accadono cose che non accadono da nessuna parte. Quindi lui dice: è un insegnamento che date. Vabbè, se può servire a far capire a qualcuno che se non ci muoviamo noi non ci muove nessuno.